Impossibile non notare, il suo fisico da pin-up di certo non le permette di passare inosservata, lei è la maggiorata Francesca Cipriani che, oltre a far discutere per le sue forme esplosive, è al centro del gossip per essere la nuova fiamma di Giovanni Cottoni, ex marito di Valeria Marini. Ebbene sì, i due ormai da un paio di mesi facevano coppia fissa, lui ha iniziato a corteggiarmi a giugno. Io ero abbastanza contenta, perché era un uomo di altri tempi che mi corteggiava a differenza di uomini che ho avuto in passato e che non sapevano nemmeno cosa fosse il corteggiamento. Andava tutto bene. Siamo stati anche a Venezia questa estate, ha rivelato a Barbara D'Urso, ospiti di Pomeriggio 5. Giusto pochi giorni fa però, la sua dolce metà è stata arrestata con l'accusa di bancarotta, truffa aggravata e reati tributari e bancari per il crack della Maxworks Spa, un'agenzia per il lavoro fallita nei mesi scorsi. La notizia, come ha rivelato la stessa Cipriani, l'ha spiazzata in quanto tutto è successo così in fretta, non l'ho né visto né sentito. Sapevo che era fuori per lavoro. Ho letto l'ANSA lunedì e ho saputo così che era stato arrestato. La Cipriani prosegue poi dicendo, Barbara io non ho parole. Ero all'oscuro di tutto. Ora lui è in custodia cautelare. Spero che sia innocente e che dica la sua. Sono stravolta. Non lo sento da sabato. Aveva il telefono staccato. Non l'ho cercato a casa perché sapevo che era fuori Milano. A quanto pare la notizia ha stravolto la donna che, a suo dire, nel campo sentimentale non è mai fortunata, sono sfortunata in amore. Me ne capita una dietro l'altra. Non ne posso più. Troppi casini anche nelle storie precedenti che ho avuto. A riportare con i piedi per terra la bionda showgirl con il cuore a pezzi è stata la stessa conduttrice, Barbara D'Urso, che ha cercato di aprirle gli occhi facendole notare l'identità di Giovanni Cottoni. Non hai trovato proprio un agnellino. La bombastica Cipriani ha colto l'occasione per mandare pubblicamente un messaggio al suo uomo, sono triste, stressata e mi auguro che avrai modo di poterti scagionare e che tutto questo non sia vero. Per me è un